Ehi la ciurma, io sono MazzaTest e questo video è un po' un tutorial per il percorso che secondo me è più conveniente per fare le daily a Calpheon su Black Desert Online. Allora iniziamo subito, vi mostrerò tutto il percorso, ci troviamo a Calpheon, per cui per chi non è molto pratico è la capitale di questa zona qua, ma immagino che la conoscete tutti se giocate a Black Desert da un po' di tempo. Iniziamo qua da questo villager che ci dà una missione per andare a pulire il camino. Allora, innanzitutto devo subito precisare che ci sono tre missioni. È già failo di brutto. Ci sono tre missioni in tutto il percorso che riguardano la pulizia dei camini. E queste missioni, a differenza delle altre, si resettano ogni 22 ore, quindi non ogni mezzanotte. Mentre tutte le altre sono daily che si resettano a mezzanotte. Bisogna farci attenzione più che altro perché se per caso non sono passate ancora 22 ore potrete farle tutte tranne le altre. Un tempo c'era una daily anche da questa guardia qua, ma da qualche patch a questa parte non c'è più. Potreste rincontrarla, era comoda da fare, ma adesso non c'è più. Allora, ci siamo lanciati giù di sotto appunto parlando con quel bambino. Qua non seguite assolutamente il tracking che vi dà l'autopath perché è assolutamente più scomodo. Il percorso più comodo da seguire è quello che sto percorrendo io adesso. E portate questo baule qua, lo scaricate a questo fish vendor qua, che vi darà in cambio. O pozioni o. Quelle più leggere, insomma, quelle di cereali. Allora, questa è la seconda missione per pulizia dei camini, in cui dobbiamo appunto andare a prendere questo camino qua. Può capitare talvolta che il camino sia stato appena pulito da qualcun altro che ha già fatto le daily. Mi è capitato una sola volta in realtà, però in tal caso ho aspettato un attimo, ho cercato un camino nelle vicinanze che sia da pulire e continuate in quel modo. Ritorniamo di qua verso il ponte per attraversarlo e andiamo a accettare la missione per la pulizia del terzo camino da questo bambino qua sopra. Allora, qua in fondo c'è una daily da questo foothold maker che in realtà è un po' scomoda perché vi faccio vedere. Vi dà esperienza di stamina e 3 di energia, oltre che del legno, ma bisogna portare una carriola da là in fondo fino a qua, quindi in genere fa perdere più tempo di quello che è il necessario. E di energy già le altre daily che faremo ci danno abbastanza. Allora, saliamo qua sopra le scale, non continuiamo le scale, ma andiamo qui da questo signore che sta tessendo la lana e prendiamo questa seta appena qua accanto alla zona di cardatura, tessitura. Allora andiamo oltre. Qua vi faccio vedere questa daily qua che in realtà è del tutto opzionale perché non dà contribution point ma dà solo 10 di minerale e 3 di energy. E andiamo a pulire il camino richiesto da il tizio qua sul palo. Ok, completiamo di nuovo per altri 100 exp di CP. E andiamo qua dentro a parlare con questa vecchina. Allora, la missione di questa vecchina è super importante perché è indispensabile per fare un'altra quest che incontreremo più tardi. Qua bisognerà raccogliere appunto questo pulcino e riportarglielo in cambio di CP e energy. Allora, usciamo di qua e andiamo oltre in questa direzione. Non vi preoccupate di quelle che restano per caso appese perché con il percorso andremo a concludere tutte. Andiamo a parlare da questo qua della Gilda dei Mercanti. Andiamo a parlare con il suo assistente che ci dà dell'erba. Quindi assicuratevi sempre di avere un paio di slot liberi nell'inventario. Dobbiamo trovare una di queste Prancing Lamb che in genere sono una laggiù e una qua. Quella laggiù non la trovo quasi mai, non so come mai. Aprite l'inventario, cliccate col destro sulla erba e iniziate a pezzarla. Vi chiedo di, cioè no, vi consiglio di non premere assolutamente niente mentre sta piazzando l'erba perché se interrompe l'animazione viene perso l'oggetto e quindi bisogna ritornare indietro a
a prenderlo dall'assistente di questo gigante. Allora, consegniamo la pecora e completiamo la missione. Ora ritorniamo in qua e attraversiamo il ponte per andare ad accettare questa quest'altra quest. Questa è la quest che non è disponibile se per caso non abbiamo svolto quella del pulcino prima. Poi bisogna andare a prendere un paperotto tipo appena fuori da Carthion, e ce lo dà solo questa missione se abbiamo prima completato l'altra. Allora, passiamo qua dietro, qua per concludere la missione, quella del test dei cannoni. È una missione molto rapida che però dà anche praticamente nulla. Quindi io in genere non la faccio, ma ve l'ho mostrata perché non richiede particolarmente una perdita di tempo. E continuiamo qui sul ponte, oltrepassiamolo e arriviamo qua in questa zona. Allora, poi giriamo a destra e andiamo qua in queste casse sotto l'albero vicino al pozzo. Prendiamo del pane che useremo come esca per prendere Pip, che è questo sorta di paperotto pulcino molto cresciuto. Allora, disponiamo il pane, anche qua occhio a non toccare nulla nel mentre, perché se interrompe l'animazione dobbiamo andare a riprendere il pane per l'ennesima volta. Ora rientriamo a Carthion da questa zona qua per andare ad accettare la prossima missione. Allora, la prossima missione ci viene data da questo soldato qua all'inizio delle scale. Ci chiede di eliminare dei libri di propaganda illegali. Allora, ce ne sono tre disposti. Uno è qua. Gli altri due ve li mostro più che altro se per caso non riusciste a trovare quello, perché qualcuno l'ha appena preso. Sono uno in questa posizione e un altro in questa posizione qua. Poi ce n'è qui, là, là, cioè ce n'è disposti in questa zona qua. In genere quello più rapido da prendere, perché più veloce in linea d'aria, è questo qua, per cui possiamo subito ritornare, riportarglielo e completare la missione di nuovo per exp e quelle piccole pozze. Accettiamo la missione da questo tizio qua, che ci chiede di condurgli un rivoltoso. In genere li trovate qua sul percorso i rivoltosi, ma vi consiglio comunque di non prenderlo, perché dovete portarlo poi subito direttamente da lui. Ma andiamo a completare la missione per Pip selezionando la nostra ricompensa. Allora, per esempio, uno è questo qua. Bisogna cliccare rapidamente due volte, perché altrimenti lui tenderà a scappare. E procediamo pian pianino, controllando sempre che non si allontani troppo, perché altrimenti dobbiamo ritornare indietro. In genere ce ne vari, sono disposti spesso in una zona più vicina, ma comunque si trovano sempre qua nelle vicinanze. Dipende un po' da come vengono mossi dagli altri player, perché ogni player che ci passa vicino lo fa scappare in un'altra direzione, quindi potrebbero essere un po' allontanati da chi è passato nelle vicinanze. Allora, torniamo indietro sempre fino alla guardia, facendo attenzione che il rivoltoso non scappi, e quando è abbastanza vicino completiamo la missione dalla guardia di nuovo per energy e CP. Allora, adesso passiamo in questa zona, oltrepassiamo il ponte e andiamo ad accettare prima la quest da questo tizio appollaiato sul tetto, fail il salto ovviamente. E poi, prima di andare a completarla, andiamo qua sotto questo ponte e accettiamo la quest da questa signora, che ci chiede di prendere uno di questi barilotti di vino e andare a portarlo ai nobili che stanno festeggiando. Visto che l'altra quest del tizio pollaiato ci chiede di andare nella stessa direzione, le completiamo insieme, facendo attenzione ovviamente a prima prendere quella del tizio appollaiato e poi quella del barilotto, perché il barilotto, essendo da trasportare, non ci permette di fare salti nel mentre. Allora, passiamo di qua, di nuovo non seguiamo l'autopath perché ci allunga notevolmente la strada. Poggiamo e parliamo con questo nobile che talvolta non fa completare la missione. Allora proviamo a riprenderlo e a riposizionarlo in una zona magari un pochettino più vicina. Ok, abbiamo portato il vino e completiamo qua. Dovremo poi andare a parlare con la signora per completare definitivamente la quest. Qua accettiamo un'altra quest e andiamo qui per prendere il cibo. Prima di prendere il cibo posizioniamo la seta che avevamo raccolto prima dal cardatore, vicino a questa signora qua. In realtà non è l'unica a cui possiamo mostrare la seta,
ma questa è comoda per il fatto che poi dopo possiamo andare direttamente a prendere il cibo per l'altra missione. Rinfoderiamo l'arma perché qui l'animazione si bugga e quindi non rinfodere l'arma dopo aver disposto la seta, e completiamo la missione della seta. Allora, usciamo di nuovo in questa direzione, uscendo accoppiamo una delle due guardie, come richiesto dalla missione del tizio appollaiato. Saliamo qua e portiamo a termine anche questa missione. Ora andiamo a portare a termine la missione del barilotto di vino, qua. E... sì, ogni tanto bisogna perdere un attimo per selezionare il reward. Saliamo qui e andiamo a completare la missione, quella delle pale di cannone. Quella del pale di cannone ci richiede ora in questo momento di deviare fin qua. È per quello che ogni tanto non la faccio, perché so qualche secondo in più che potevamo risparmiare. Ci dà solo energy e dei 10 di minerale, quindi non è così importante. Continuiamo a salire le scale e saliamo in su per andare a fare la parte di missioni che sono al Santuario delle Valchirie, nella parte più in alto di Calpheon. Saliamo ancora da quelle scalette e continuiamo in questa direzione. Continuiamo a salire, continuiamo a salire. Allora, in questa zona ci sono tre missioni ripetibili, 3/4. Allora, la prima, ce ne sono due che ci chiedono di raccogliere delle erbe. Una ce l'avevo già accettata. La prima è questa, in cui ci chiede di prendere delle stringy herb, che però appaiono solo in determinati momenti della giornata. Per esempio adesso non ci sono, altrimenti le vedreste tipo in questa zona qua. Adesso non sono gatterabili e quindi non posso completare la missione. L'altra missione delle erbe è quella che vado a concludere qua, in cui chiede del moon pearl pollen, che ha un orario diverso di spawn, e quindi l'abbiamo trovato adesso arrivando e ho potuto completare la missione. Sono comunque entrambe delle piante che ho trovato in questa zona e sono segnate di blu quando è possibile raccogliere. Andiamo ad accettare quest'altra missione. Questa missione ha una particolarità per cui la prima volta che la fate dovete andare a raccogliere uno di questi Lassie's Rabbit. Le volte successive non dovrete più raccoglierlo, ma potete andare direttamente a consegnarlo al macellaio. Queste missioni qua in più vi danno dei pezzetti di spada, per cui quando ne avrete 7 potete costruire una spada e andare su in cima alla torre e completare un'altra quest che è ripetibile. Anche quella teoricamente è daily, ma non può essere fatta così spesso perché non ci sono abbastanza pezzi di spada per... non si possono raccogliere 7 pezzi di spada in un solo giorno per poterla svolgere. Io ogni tanto la faccio, però la maggior parte delle volte 7 slot dell'inventario occupati sono un po' troppi, quindi ho utilizzato un alt oppure niente. Riscendiamo giù di qua per portare a termine le nostre missioni e andiamo in questa direzione a consegnare il coniglio al macellaio. Ritorniamo qua nella zona da cui avevamo iniziato, passiamo oltre al mendicante che ci chiedeva di pulire il camino e arriviamo qui a raccogliere uno di questi sacchi di sabbia. Allora, questo sacco di sabbia teoricamente viene richiesto da una quest che non abbiamo ancora accettato, ma stranamente ci è possibile caricarlo prima ancora di aver accettato la quest, quindi andiamo ad accettare la quest già con il sacco in modo da risparmiare tempo. Andiamo quindi in questa zona dove ci sono i ribelli che protestano e arriviamo fino a quest'uomo qua seduto che ci chiede appunto di portargli del grano per la gente che protesta. Ci chiede appunto di portare del grano, ma noi ce l'abbiamo già, quindi possiamo già subito completare la missione e continuare oltre. Allora, continuiamo oltre, andiamo qua sulla destra dove andremo a portare il cibo che abbiamo raccolto prima alla festa dei nobili. Attenzione a quei due perché non permettono di passare in mezzo a loro. E di nuovo andiamo a posizionare il cibo vicino a questi
rivoltosi affamati. Una volta posizionato il cibo, andiamo a parlare con uno di essi per completare questa parte della missione. Se per caso sono stati... la missione è stata svolta da poco e non ci farà parlare con loro, dovremmo aggiornare un attimo. Allora, saltiamo giù da quel pezzo e arriviamo qua in questa abitazione. Entriamo in un'abitazione a caso, non importa di chi sia l'abitazione, per sfruttare il balcone di fronte e saltare con attenzione a questa zona qua, in modo da bypassare questo cancello che è bloccato e accorciare il percorso. Ora continuiamo in qua e torniamo da questo nobile per completare la nostra ultima missione delle Daily di Calfion e quindi concludere il nostro percorso. Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi se per caso siete interessati al contenuto del canale. Per tutti gli altri ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.